Ciao! Oggi vorrei preparare gli uccelletti scappati, uccellini scappati, prendendo la ricetta della nonna e condendola un po' con notizie e informazioni prese qui e là. Allora, per fare questa buonissima ricetta ci vuole dell'onza di maiale, oppure ci vuole della fesa di tacchino tagliata anche lei a fette sottili sottili. Oppure una ricetta vuole anche farli con del fegato. Poi ci vuole tanta salvia, poi ci vuole un po' di Luganega e poi della pancetta sottile per arrotolarli giù in fondo. Cominciamo! Iniziamo con il battere la carne per ottenere delle fettine più sottili rispetto a quelle che già sottili abbiamo comprato. Un consiglio che ho trovato è quello di prendere della carta da forno e battere la carne tra due sfogli di carta da forno. Iniziamo con due o tre fettine di lonza di maiale. Allora, una. Carne, la nostra fettina non si sfibra e rimane perfettamente sottile. Le andiamo a posizionare sul nostro tagliere. E quindi niente, procediamo a battere tutte le nostre fettine via via una dopo l'altra e come avevamo fatto detto in anticipo all'inizio, ho scelto tre tipi di carne diversa per vedere poi che tipo di uccellini scappati vengono fuori. Quindi ho preso la lonza, ho preso la fesa di tacchino e il fegato. Adesso prendiamo la Luganega, la facciamo un po' a pezzettini in maniera tale che sia così bella morbida e riusciamo poi a prenderla e a spalmarla su ogni singola fettina in maniera tale da dare un bel po' di gusto e un po' di sapore durante la cottura. Consiglio di metterne un pezzettino lungo 3 centimetri, 4 centimetri, 3 centimetri per ogni fettina, per dare un pochettino di gusto. Dopo vari esperimenti e tentativi di cotture, che oggi pomeriggio ho fatto tre cotture diverse, sono arrivato alla soluzione che è meglio cuocerle a temperatura più bassa per un pochettino più di tempo. Niente, dopo la fettina, la Luganega, si va a posizionare su ogni fettina una fogliolina di salvia che dà quel tipico gusto dell'uccellino scappato. E poi qualche pezzettino di parmigiano tagliato non troppo sottile perché è bello quando morsichi avere il gusto in bocca del malloppo di formaggio fuso. Quindi all'inizio ho messo nella prima fase le scagliette, nella seconda fase invece ho messo dei pezzetti un po' più spessi ed il risultato è venuto molto decisamente migliore, ecco. Poi si dà il via alla fase di arrotolamento del nostro involtino, del nostro uccellino scappato, che è una cosa relativamente semplice sia con la fesa che con la lonza, e invece con il fegato è abbastanza complesso perché il fegato è molto scivoloso e niente, bisogna stare un attimino attenti.
Ecco, qui mi sono dimenticato nelle prime due involtini di mettere la famosa fettina di pancetta o lardo tagliato a fette, che invece quello ci sta molto bene, dà quella croccantezza esterna molto gradita al palato, e questo va anche a discrezione vostra, effettivamente sia la salsiccia che la fettina di lardo danno molto gusto e molto sapore. E coprendo un pochettino il sapore della fesa di tacchino che è molto delicato. Poi sta a voi, c'è chi ci aggiunge anche qualche capperino, c'è chi ci aggiunge un po' di pangrattato. Io li ho fatti semplicemente così e sono venuti molto gustosi. Allora, eccoci pronti a cuocerli. Allora, accendiamo i fornelli, accendiamo un po' la ventola. Farà un po' di rumore, ma così è. Allora, prendiamo la nostra bellissima padella. Prendiamo il forno. Bisogna stare attenti a tenere la temperatura corretta per evitare di far bruciare il burro. Troppo bassa non cuoce bene la carne, troppo alta brucia il burro. E qui non c'è che la malizia nella cucina che vi farà fare la buona riuscita del prodotto. Durante la cottura ho posizionato gli spiedini prima appoggiati da una parte dello spiedo per 5-6 minuti, poi dall'altra parte dello spiedo, poi li ho girati e ho fatto la stessa cosa, quindi hanno avuto quattro posizioni diverse di cottura e nel frattempo ogni tanto mescolavo il burro e giravo anche loro. Mi raccomando, la cosa da non dimenticare è una sfumata di vino ogni tanto. Io prima li faccio cuocere, li faccio ben rosolare, quando arrivano al punto corretto, una bella inondata di vino bianco. Ecco a voi pronti gli spiedini. Ed ecco a voi un ottimo piatto da servire come secondo con contorno di polenta, magari a chi piace. E gli uccellini scappati sono scappati dalla padella al piatto e poi scapperanno di corsa nelle vostre fauci. Ciao!